Signori, vi faccio una domanda. Avete la minima idea di quale strumento potrebbe essere stato usato per registrare in quella maniera il video che avete appena visto? Perché scommetto che buona parte di voi riesce forse ad immaginare il tipo di strumento, ma sicuramente non scende nei dettagli e non ha la minima idea di come possa essere successo, tanto che alcuni hanno ipotizzato che fosse un render 3D di tutta la faccenda. Cioè, un render 3D, i più furbi di voi potrebbero ipotizzare che è stato girato con un drone tipo DJI. Scarto subito tutti i cinesi che va consigliato al vostro zio su AliExpress perché costavano 100 euro in meno, perché non hanno effettivamente la qualità video per fare un video del genere. Quindi potrebbe essere un drone DJI, magari ne so, Mavic 2, così, velocizzato. In realtà io vi dico che probabilmente questo video è stato rallentato, cioè che il tutto si è svolto anche più velocemente. E voi direte: com'è possibile? Beh, ma è possibilissimo con dei droni FPV. Sì, quelli di cui vi ho parlato cos'era l'estate scorsa e che esistono anche da ben prima, esattamente quelli. Mi avete ascoltato? No, l'ottima combinazione di una città deserta e bella come Roma e un'autorizzazione per fare dei video hanno portato alla creazione di questo contenuto da un ragazzo che poi insomma ha proseguito facendo vedere che l'hanno fermato i poliziotti, che ha dovuto far vedere le certificazioni, che gli si è addirittura sbusata la ruota della bici, insomma gliene sono capitate di tutti, doveva per un giornale fare questi video e ovviamente ne ha approfittato per tirare fuori il suo drone FPV. Infatti, da cosa l'ho capito, nel video non si nota, lui fa volare un DJI, fa veramente delle inquadrature pazzesche peraltro, ma ha un drone FPV, si vede dalla Pro Pic che ha su YouTube, che ha appunto il visore, e quella è una cosa che contraddistingue questo tipo di droni. In realtà è improprio chiamarli così. È vero che si pilotano in prima persona, quindi il tutto può essere fatto più dinamicamente, ma sono dei droni che puoi pilotare anche a vista, quindi si chiamano FPV per distinguerli, però poi, insomma, sono dei droni alla fine. Ovviamente ne esistono di vari tipi, esistono da gara, quindi che devono solo che andare veloce a fare il tempo, esistono da freestyle per fare i trick e fare dei video veramente spettacolari, e secondo me esistono come quello che ha usato lui, ma sto solo immaginando perché effettivamente non l'ho mai visto fisicamente, abbia usato un cinewhoop che è composto da cine, cioè da cinema, e da whoop, che sono questa tipologia di droni qui, diciamo super compatti, infatti questo viene chiamato Tiny Whoop, che di solito però non sono contraddistinti da una grande qualità video perché non possono portare sopra una GoPro, però qualcuno si è inventato questi appunto Cine Whoop che sono a metà tra un drone 5 pollici come potrebbe essere questo, quindi abbastanza ingombrante, e un drone piccolino, e possono portare anche una camera ad alta risoluzione. In realtà qui mi devo correggere perché la crew di piloti italiani che ha fatto questi video, tale Dirty Seagulls, ha detto che ha realizzato il drone alleggerendo una GoPro, quindi togliendogli la cover e usando un drone molto piccolo, e questo è veramente lodevole dal punto di vista tecnico. Poi con i giusti LUT e con la giusta colorazione, da una GoPro ci tiri fuori veramente dei video spettacolari come quello del video. Infatti mi complimento molto perché la scelta dei passaggi, la scelta dei colori sono veramente ottimi. Infatti, tanto da far pensare che fosse un video falso. In realtà queste cose qui, soprattutto il passaggio in posti molto stretti, sono possibili con un drone come quello, magari con le eliche protette, giusto per sicurezza, che se la rischia sull'acqua e ha una fluidità di movimento, ma devi essere un bravo pilota, non fa niente da solo, è molto manuale, che è impareggiabile a quella di un DJI, che comunque è ottimo per inquadrature di tutt'altro tipo. Quindi, mistero svelato, molto probabilmente ha usato un drone di questo tipo, o comunque un drone assemblato da lui o preassemblato che ci assomiglia. Detto questo, non credo che questo cambierà molto sulla visione che la gente ha sui droni FPV o sui droni in generale, anzi, le ultime normative dell'ENAC inaspriranno e basta, diciamo, la posizione pubblica, l'opinione pubblica sui droni, siccome sono molto restrittive. Adesso bisogna fare un esame che io ho già sostenuto, ma poi vi spiegherò perché per me è inutile. Inoltre, bisogna mettere un transponder sul drone. Bisogna mettere un codice QR sul drone, quindi registrarlo.
Bisogna avere l'assicurazione. Insomma, ce ne sono di cose se volete pilotare in giro da qualsiasi parte un drone da più di 250 grammi. Poi, se volete vedervi la normativa precisa, cercate ENAC, la nuova normativa in vigore dal 1 luglio, e vedrete quali sono, insomma, gli step necessari per essere autorizzati a volare. Ovviamente, per volare sopra la gente o in una città ti serve un'autorizzazione del comune, che immagino a Roma sia probabilmente ancora più difficile da avere. Ovviamente, nelle normative non c'è scritto che puoi volare FPV. Quindi attenzione, non importa che ci sia qualcun altro di fianco a te che guarda, volare FPV non si può. Bisogna sempre avere la linea visiva con il drone. Mi sono letto un syllabus di 100 pagine e oltre per scoprire che è così, e quindi i droni FPV in ogni caso non si possono volare FPV. Possono essere assistiti FPV, cioè che il secondo guarda dall'FPV, ma tu personalmente non potresti pilotarlo. Poi ovviamente la maggior parte delle persone va in posti abbandonati, va nei campi, va in parchi, insomma, ok, se ci sono delle persone devi riconoscere anche tu che non puoi volare a tutta velocità su di esse, e questi droni vanno molto veloci, sono pericolosi se si perde controllo, senza contare che li avete assemblati voi nel 80% dei casi, quindi non è che abbiano un'affidabilità da multinazionale come DJI, però insomma ci vuole. Anche senza le norme ci vorrebbe un attimo di attenzione comunque. E il fatto che sia tutto deserto facilita, insomma, ti preoccupa meno il poter volare, puoi andare fluido, e se hai la mano giusta, insomma, allenata, puoi fare e portare dei video del genere su YouTube, che io reputo veramente fantastico. Detto questo, che dire? Beh, io la mia esperienza l'ho portata fino a un tot, ho fatto anche dei bei video con questo drone, ma richiede veramente un impegno a livello software, hardware e di allenamento che va un po' oltre i tempi che io reputo liberi per dedicarli a questo hobby. Comunque, una volta che avete imparato come andare in bici e si volano, la parte difficile è iniziare, dove dovete assemblare, quindi imparare a usare un saldatore, essere precisi, dovete impararvi il software, dovete imparare a tararvelo, anche se negli ultimi software di Betaflight devo dire che la taratura è. Quindi, se voleste entrare nel mondo dei droni FPV, adesso ci sono degli ottimi preassemblati, il software è migliorato molto, prospetti per il futuro totali, e insomma, io direi che a parte lo sforzo di dover imparare a usarlo, simulatore da 10 euro, niente di che, vi divertirete un casino, perché è un'esperienza veramente fantastica quando vi buttate giù da 200 metri, fate i flip, i trick, passate in posti, andate sopra i tetti, andate sull'acqua, passate in mezzo agli alberi, potete fare di tutto. E qualsiasi cosa sembrerà spettacolare poi vista con la vostra visione in prima persona. E se ci montate sopra una GoPro come faccio io, potrete farlo vedere anche agli altri. Quindi io questo hobby lo consiglio nei limiti di legge. Quindi in realtà se avete proprietà private non penso che nessuno possa venire a rompervi le palle. Dove ci sono persone lasciate perdere. Dove non ci sono, ce ne sono molto poche, vale la pena provare a fare qualche inquadratura. Detto questo, signore e signore, ci vediamo. No, fermi. Stavo per spegnere. Se vedremo.